Benvenuti a tutte e tutti, grazie di essere qui. Oggi affronteremo un tema delicato quanto discusso, il tema del triangolo rosa e più in generale il tema della memoria. Il grazie lo rivolgo a nome della Fondazione Sandro Penna Fuori, di cui sono il vicepresidente. Alla mia sinistra abbiamo Angelo Pezzana, che ne è il presidente nonché fondatore. Alla mia estrema sinistra invece... Sì, si fa per dire però, che qui siamo, ci sono in gioco delle cose. Alla mia estrema sinistra fisica abbiamo Elena Leventa, la padrona di casa, che ringraziamo per essere qui con noi. Alla mia destra, alla Anna Cuculo e Luca Beatrice. Do un attimo subito la parola ad Angelo Pezzana, che voleva dire una cosa. Chi parla per primo? Elena Leventhal. Non ci ha parlato. Io invece voglio alzare la mano destra, farvi vedere questa copertina, perché è il libro di questi 14 anni più importante che si deve leggere per capire cos'è la Shoah. Questo di Elena Leventhal. Chi non ce l'ha, fuori lo vendono, compratelo. Beh, allora a questo punto a livello pubblicitario continuiamo. No, ci tengo a dire, se non altro per mere ragioni di conflitto di interesse, che questa cosa non la sapevo. No. E sempre fuori c'è anche il libro Fuori, che ripercorre i 50 anni del movimento e i 50 anni del Fuori nello specifico. Direi di entrare subito nel vivo del dibattito e mi collego a due pezzi di giornale, a due interventi che sono usciti nei giorni scorsi. Uno oggi a firma di Elena Leventhal sulla stampa e uno invece ieri sul Corriere della Sera a firma di Angelo Pezzana. Chi li ha potuti leggere avrà notato immediatamente che entrambi i pezzi, che poi vanno in direzione simile ma differente, partono dalle dichiarazioni di Liliana Segre fatte in questi giorni proprio sul 27 di gennaio e su questa ricorrenza e sul concetto di memoria. Quindi chiederei proprio in partenza ad Elena di dirci quanto condivide queste dichiarazioni della senatrice e in che direzione e che direzione possono dare queste sue indicazioni. Grazie Maurizio, grazie di questa occasione che per me è al tempo stesso doverosa e dolorosa, perché il giorno della memoria per me è un momento faticoso per tante ragioni, che non sono solo di carattere personale, sono e derivano soprattutto dall'evidenza negli anni, perché ormai parliamo di più di 20 anni di istituzionalizzazione di questa giornata europea, che malgrado il titolo del mio libro continuo a ritenere necessaria. Il titolo è chiaramente una provocazione, non sono contro il giorno della memoria. Sono contro il giorno della memoria, e cioè lo sono diventata contro certi modi del giorno della memoria, quando molti anni fa ho cominciato a realizzare con più lucidità di quanto non avessi realizzato fino a quel momento che il giorno della memoria stava diventando qualcosa che non è quello che doveva essere e che deve essere. Quando ricevevo telefonate o inviti da parte di scuole a parlare della storia ebraica, financo della cucina ebraica, perché era il giorno della memoria, ho incominciato a riflettere sul fatto che non era quella la strada. E sono arrivata a questa, come dire, che non è neanche una conclusione, ma è un punto di partenza, se volete più provocatorio del titolo, ma soprattutto più vero, e che io sento profondamente, e cioè che il giorno della memoria appartiene ed è di tutti
fuorché degli ebrei. Io mi riconosco la necessità di quella ricorrenza in quanto cittadina italiana, non la riconosco affatto in quanto ebrea, perché quella storia non è mia, la storia non è delle vittime e dei carnefici, è di un'Europa, di una Germania, di un'Italia, che sono state teatro di quella storia. E l'appropriazione della memoria, il coltivare la memoria, è necessario a patto di fare propria questa memoria, di dire questa storia ci riguarda, non è un atto di omaggio agli ebrei morti, perché gli ebrei morti non hanno nulla a che fare con quella storia e, perdonate l'aggressività della provocazione, non se ne fanno nulla dell'atto di omaggio. Quello che è importante in questa giornata è riconoscere che quella storia è nostra, fa parte dell'Europa, dell'Italia e di tutti noi. Questo non vuol dire avere delle responsabilità gravi o penali. Non siamo l'Italia, l'Europa, la Germania, il mondo intero di oggi non è colpevole di quella storia, ma certamente fa parte, quella storia fa parte di sé. Invece, quello che io ho visto in questi anni, nelle, chiamiamole, celebrazioni, commemorazioni, cerimonie, solennità del giorno della memoria, è stato un progressivo accomodarsi sull'atto di omaggio che prende le distanze. E in fondo è comodo dire quella è la storia degli ebrei o è la storia degli omosessuali che portavano il triangolo rosa e che sono stati deportati e rinchiusi nei campi di concentramento o nelle prigioni naziste. Questa è una storia che ci riguarda tutti, che siamo ebrei o non ebrei, omosessuali, non, eterosessuali, tutto quello che volete. Però la memoria ha senso solo se è propria, se è riconoscimento di se stessi e della propria storia. Non, diventa molto comodo dire quella storia lì non ci riguarda, riguarda gli ebrei, riguarda gli omosessuali. Non è così. La memoria si fa nella appropriazione del passato, e solo attraverso questa condivisione vera ha senso. La memoria di per sé non è morale, non è etica, non ci rende migliori. È molto comodo pensare che ricordare ci renda migliori, ma non è così. Ricordare ci deve rendere più consapevoli, e poi il passo successivo è provare a fare in modo che le cose non succedano più, il che non è affatto detto. Però quello che a me ha incominciato a dare turbamento e fastidio è questa dissociazione della memoria. È roba vostra, noi siamo così gentili che vi omaggiamo, però quella storia lì è la storia degli ebrei. No, così come non è la storia degli omosessuali, è la storia di tutti. È un passo difficile da fare, scomodo, però necessario per fare in modo che questa memoria, non dico serva a qualcosa, ma abbia un senso. Sapete qual è la cosa che mi ha più turbato di quel passato in cui, al quale, diciamo, grazie al quale o per colpa del quale sono arrivata a scrivere questo libro? È stata una volta un'insegnante di liceo che, in tutta sincerità, franchezza e anche, come dire, onestà, mi ha detto: sa, ho portato la mia classe ad Auschwitz e si era rotto il riscaldamento in treno e quindi ci siamo proprio immedesimati nei deportati. E no, cari miei, ce ne sta. Bisogna stare molto attenti sulla memoria. La memoria non è morale, non ci insegna nulla di per sé, però è una faccenda molto, molto, molto delicata. E di lì è nato questo libro che Angelo apprezza molto, che è forse uno sfogo, una confessione, un atto di dolore e anche un po' di rabbia. Il libro, lo ripeto, è Contro il giorno della memoria, ADD Edizioni, Elena Löwenthal. Adesso
chiederei ad Angelo, ho letto il pezzo, che l'intervento che ha scritto per il Corriere della Sera ieri, e in realtà ho letto una critica di Angelo rispetto ad alcune, di nuovo collegandomi anche a quello che dice Elena, ad alcune, a come viene vissuta oggi la giornata della memoria. E ho trovato abbastanza interessante che lui suggerisse un approccio pratico, che la giornata della memoria diventasse un contenitore di azioni pratiche, non solo politiche, che possano andare veramente a supporto di questa giornata, non una mera commemorazione, ma un momento più concreto. Sbaglio? Allora, io prima di tutto devo dire perché sono qui. La Shoah lo spiega benissimo e l'ha ripetuto qui molto bene Elena oggi. Non è una questione che riguarda gli ebrei, come forse in maniera poco chiara si vuol far passare invece come un qualche cosa che riguarda gli omosessuali, la persecuzione dei medesimi, come anche da parte dei Rom, malati di mente, insomma tutte categorie che dovevano scomparire nei paesi dove la umanità scompariva grazie all'invasione dei nazisti. Io come omosessuale non sono ebreo, quindi non, però fin da piccolo mi sono interessato a come la mia cultura, quella cristiana, fosse stata responsabile di quello che è avvenuto in 2000 anni di persecuzioni verso gli ebrei, e bisogna dire anche cristiana soprattutto, senza arrivare alla fine, quella rappresentata dal nazismo, nazifascismo, e per certi motivi ha infettato anche la menzogna storica di altre minoranze che hanno trovato gusto a inventare, non essendo possibile smentire quello che dicevano. E io la dico ricordando una parola che è omocausto. Omocausto ha preso molta diffusione nei movimenti, questo a livello internazionale, dei movimenti diciamo LGBT, senza caratterizzarli in qualche modo più specifico. LGBT per dire omosessuali in generale. Noi non c'entriamo niente. Noi siamo finiti, grazie all'essere non grati agli stati, chiamiamoli terroristici, quindi il nazifascismo soprattutto, ma se vogliamo anche a tutto il comunismo sovietico, però rimaniamo per adesso soltanto quello che ha definito anche una parte della propria azione repressiva. I colori dei vari triangoli definivano appunto rosa gli omosessuali, rossi i politici. Però come venivano, se non dovevano essere eliminati subito per motivi tipo l'età, venivano considerati come lo venivano nelle prigioni. È cominciato tutto con il 33, con Hitler. Per cui se uno era omosessuale andava in prigione se veniva sorpreso ad atti osceni, pubblici. Ma questo non è una cosa che ha toccato solo nel 33 il nazismo in Germania. Forse pochi sanno che la democrazia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, ha mantenuto fino a pochi anni fa una legge che condannava alla prigione personaggi
ricattabili, perché l'omosessualità era fuori legge. Quindi, paragonabile, qui vengo sempre come richiamo a quello che ci ha insegnato Elena, noi non possiamo paragonare neanche per un 5% quello che è successo alle minoranze colpite dagli stati diciamo nazifascista in prima di tutti, ma anche in Inghilterra. In Inghilterra ha una storia ormai rappresentata anche con libri, film, però ha messo i suoi colpi, le sue colpe, con anche qualcosa di buffo, perché non bisogna dimenticare che ci può anche essere lo humor quando uno vuole ricordarsi di qualcosa e non falsificarlo. L'Italia non ha mai avuto una legge contro gli omosessuali. E no, è proprio così. Perché? Perché Mussolini, quando vide che era pronta già la legge da farla solo approvare e pubblicarla, l'ha impedito. Perché l'ha impedito? Perché gli italiani non ci sono omosessuali. Gli italiani sono tutti invaghiti del sesso opposto, sono tutti macho. Se noi facciamo una legge per condannarli, vuol dire che ce ne sono. E questo è offensivo verso il sesso degli italiani. Ecco, questo paradosso ridicolo, però ha evitato e ha contribuito a migliorare il turismo, perché gli omosessuali inglesi, con qualche un po' di mezzo, venivano capri, venivano un po' in giro, francesi, americani. E l'Italia è un po' il paradiso, perché non è illegale l'omosessualità. Questa era la parentesi un po' ironica, però storica. Poi mi ha spinto anche molto ad affrontare questo argomento dell'omocausto una intervista che mi hanno fatto oggi alle 15 dal Fahrenheit, Rai 3 Fahrenheit, che mi ha telefonato per dire vorremmo parlarle dopo che lei abbiamo letto sulla stampa l'articolo di Janecek. E io ho detto, ma io non l'ho vista, ho solo letto quella di Elena Leventhal. Ah, sì, Elena Leventhal, sì, mi sono sbagliato io. Quindi, per dire il livello di attenzione dei giornalisti di Fahrenheit. Dopodiché mi chiede, ma tutti gli omosessuali, come li ricordate voi? Questo omocausto è una cosa che invece bisogna ricordare. Gli omosessuali sono stati 500.000. Io dico, ma dove l'ha letto questa cifra? E la sanno tutti, e dicono guardi che si siano stati ammazzati 6 milioni al posto dei 14 milioni che era il preventivo, perché per fortuna Hitler è scomparso prima e anche Mussolini, e degli altri non c'è, si può solo dire che i Rom sono stati ammazzati, messi nelle prigioni, fatti fuori, però nessuno ha mai avuto la contabilità di quanti erano. In 80 e passa anni, da tutte le comunità ebraiche, noi oggi sappiamo nome e cognome di tutti i 6 milioni ammazzati dal nazifascismo. Questa è storia, e controllarla e poter dare dei numeri. Tutto il resto invece è comodità di una certa parte politica. Poi chi indovina alza la mano. Per dire solo, anche no, 5 anni fa la RAI ha fatto un video intitolato Storia del movimento omosessuale in Italia. Dopo due mesi circa di interviste, sono venuti anche a Torino, e allora tutti attenti per vedere come era fatto questo video. Il fuori non c'era, perché il fuori non piaceva all'ideologia, al comando di quello che era la RAI, almeno dal punto di vista culturale. Quindi lì noi siamo scomparsi. Però per la RAI di oggi, 26 gennaio, mi viene a dire che gli omosessuali ammazzati erano 500.000, ma non sa giustificarlo. Allora io sono stufo di questo raccontare in maniera falsa, che poi produce
quello che Elena ha criticato, ma per fortuna anche la signora Segre adesso comincia a dire aveva ragione Primo Levi, quello che è accaduto non è vero che non accadrà più, perché è molto più facile che accada ancora. Noi dobbiamo fare attenzione alla menzogna che si presenta magari anche in abiti buoni, teneri, il pianto. Adesso quella che andava con il treno ad Auschwitz, che faceva freddo sul treno. Però è molto diffuso questo. Sono tutti che piangono il 27 gennaio e il giorno dopo dicono che Israele è un regime di apartheid. Ecco, io questo l'ho citato. Quando ho detto questo, il giornalista di Fahrenheit ha troncato la mia intervista. Ecco, ci siamo ancora. O uno piace a chi comanda la cultura e anche quindi la politica, sfrutta tutto quello che può, tranne che la verità e soprattutto tranne che la storia. Ecco, scusate se sono andato un po' in là, ma credo che fosse... Per fortuna. Comunque, questa è la mia... è per quello che dicevo, leggiamo quel libro di Elena, perché è da applicarsi purtroppo nei Rom, né tutti quanti sono stati colpiti come nemici di una ideologia, possono guardarne qualcosa, ma chi è oggi ancora attento a che non si ripetano queste menzogne deve capire che deve dirlo anche a voce alta e non accettare la distruzione della verità dalle menzogne. Grazie. Grazie. Adesso chiederei ad Anna Cuculo, che ricordo essere una delle prime attiviste, delle prime anime 50 anni fa circa del Fuori Donna, splendida attrice, di farci una lettura dal libro di Elena. Grazie Anna. Grazie per l'invito. Questo libro è molto bello, quindi lo consiglio. Posso dire una cosa? Anche io non pensavo che fosse un promozionale così intenso del mio libro, ve l'assicuro. Così. Poi è uscito 9 anni fa. Questo è un disclaimer necessario, visto la sede. È andata lo merita. Così. Lo meriti. Anzi, io avevo dato un ordine di lettura, invece lo inverto completamente dopo le parole che ho sentito e partirei da queste prime cose. Ma devo proprio tenere il microfono, sì, vabbè. Vicino alla bocca. Come? Me lo dicevano okay. Sempre prima. Non ho mai sentito il bisogno di ricordare, che qualcuno ricordasse per me. Il ricordo per me era e continua a essere una presenza viva, terribilmente ingombrante. Per farmi un poco di spazio, scaricare il peso di quella presenza, nel 2008 ho scritto un romanzo che si intitola «Conta le stelle se puoi». È la storia di una famiglia ebraica molto normale, tra virgolette, che prende le mosse nella seconda metà dell'Ottocento con un carretto di stracci e un ragazzo intraprendente e giunge fino al secondo decennio del nuovo millennio. Nella mia storia, Mussolini muore per un colpo secco nel 1924. Hitler non c'è e non c'è nemmeno la Shoah. Non c'è la guerra. Lo Stato di Israele nasce nel 1938 senza l'intoppo del conflitto mondiale e senza bisogno dello sterminio. Ovviamente non ho scritto questo libro per negare la Shoah, ma per dimostrare che quella storia non era necessaria, come invece si è portati a credere, pur deplorandola. La Shoah poteva anche non accadere e non doveva accadere. Invece la si sente come un evento ineluttabile. È stato invece un inaudito incidente della storia. I miei avi e il popolo ebraico meritavano una storia diversa, non questa. Nessuno li ha messi al mondo perché finissero nelle camere a gas. La Shoah non è un destino precostituito. Io ho provato a restituire loro ciò
cui avevano diritto, nell'unico modo che mi era disponibile, con la finzione narrativa. Restituirlo a loro, certo, ma soprattutto a me stessa. Credevo di avere chiuso i conti con la Shoah, soltanto per quanto riguarda la scrittura, ovviamente, ma non era così. E sono dovuta tornare alla trama di treni che andavano pieni e tornavano vuoti su e giù per l'Europa, alla cenere che cadeva come una grigia e lenta neve, e da allora, in fondo, continua a cadere, non smette più. Trovo. È terribile quello che hai scritto, è terribile, e penso che, come diceva Angelo, ancora oggi si debba fare molta attenzione. Ti ripasso il microfono. Posso dire un'altra cosa? Poi non dico più niente, promesso. Quel libro aveva... È una cosa difficile da dire, veramente. Aveva un esergo, ce l'ha, perché c'è ancora. Mia nonna, il 26 aprile del 45, perché a Voghera fu liberata un giorno più tardi del 25, scrive sul suo diario: i patrioti sono a Voghera, che erano naturalmente i partigiani, e poi mette in stampatello: viva l'Italia, dopo quello che aveva passato. Grazie. Allora, riferendomi di nuovo alla lettura fatta dell'intervento di Angelo sul Corriere, e sapendo anche alcuni dietro le quinte rispetto alla stesura di questo intervento, Angelo, come un po' è emerso anche dal suo intervento, critica alcune forzature che sono state fatte, alcune letture dal suo punto di vista sbagliato, e peraltro ritiene, correggimi se sbaglio, responsabili di alcune letture anche con gli organi di informazione. Ovviamente in un pezzo scritto sul giornale non l'ha reso così esplicito, ma approfittando del fatto che abbiamo qui con noi Luca Beatrice, che per i giornali scrive, chiederei: è vero che gli organi di stampa hanno una responsabilità nel dare una lettura, e non parliamo semplicemente di Shoah, ma in termine più allargato di una lettura fuorviata di alcuni avvenimenti storici? Però mi verrebbe da dire che i giornali siamo noi, nel senso che noi siamo, al di là del fatto che i lettori almeno della carta sono sempre meno, e che comunque si può dire che stiamo vivendo una trasformazione epocale della comunicazione, ma sono un po' banalità queste. La soglia di attenzione, il fatto che comunque gli approfondimenti non sono del web, per esempio, no? Ma ecco, ma al di là di tutte queste cose, comunque i giornali siamo noi. Nell'Italia, mi ricordo, insomma, quando ero molto molto giovane, che il mio professore di filosofia del liceo mi diceva: bene, se tu non leggi il Panorama e l'Espresso non hai diritto di parola. E c'è un certo punto negli anni 70, in pieno terrorismo, esce la Repubblica, escono delle voci diverse, contrastanti, polemiche, che facevano un giornalismo d'assalto, un giornalismo importante che ha formato molti di noi, quelli della mia generazione quantomeno. Oggi il giornalismo, secondo me, si uniforma al desiderio del lettore, non è una cosa diversa. Poi si potrebbe dire, certo, l'informazione. Angelo tiene una meravigliosa rubrica che ci manda via mail, no? L'informazione corretta, la parola corretta, tra l'altro
da uno scorretto, perché non ho mai conosciuto una persona più scorretta di Angelo, nel senso che uno che è sempre andato contro la corrente, perché la corrente, cioè mica siamo dei salmoni noi, no Angelo? A noi la corrente non, cioè andiamo dall'altra parte, per cui l'informazione utilizza dei fatti visti o sentiti dire il più delle volte per un pubblico che si presume essere fidelizzato ad una certa idea. Io mi spiace parlare, insomma, della mia esperienza, ho scritto prima su Libero, poi sul Giornale e poi su Libero. La scelta mi pare abbastanza ovvia, tranne il fatto che, non avendomi cercato il New York Times, mi sono anche un po' arrangiato con quel che avevo. Ma indubbiamente io scrivo su questo tipo di giornali perché, a dispetto di ciò che si potrebbe pensare, non c'è una linea molto precisa. Le voci possono essere estremamente contrastanti. Ricordo che appunto quando l'anno scorso, ormai un anno e mezzo fa, abbiamo festeggiato al Polo del Novecento, in particolare al Museo della Resistenza, saluto l'amico Roberto Mastroianni, la mostra sul Fuori, a Libero abbiamo fatto la prima di cultura con richiamo in prima pagina, intanto perché c'era la possibilità di parlare male dei comunisti, che comunque a noi questo non dispiace mai troppo, no? Ma poi perché tutto sommato secondo me è giusto che la cultura liberale si appropri in qualche modo delle grandi battaglie civili, delle grandi battaglie che sono state due giorni fa. Non so, Angelo, se l'hai letto il pezzo meraviglioso di Vittorio Feltri su Pannella, le due pagine centrali di cultura che nessun giornale ha dedicato a Marco Pannella. Ecco, io da questo punto di vista penso di essere abbastanza a posto con me stesso, nel senso che fortunatamente, poi vabbè, ognuno è responsabile anche di ciò che scrive, di quello che scrivono gli altri, sai. Ogni tanto vorrei non leggere determinate cose, vorrei non leggere determinati titoli, ma indubbiamente non sono i miei e quindi è già qualcosa. Forse bisognerebbe fare attenzione al linguaggio. Ecco, forse bisognerebbe fare attenzione al linguaggio, perché il linguaggio funziona spesso come detonatore. Usare alcune parole invece di altre. Ecco, questo secondo me bisognerebbe insegnare a chi si affaccia al mondo del giornalismo. Ci sono alcune parole che devono essere usate con rispetto e con parsimonia, con molta attenzione, pensando a chi abbiamo di fronte, ai drammi che possono avere vissuto tante persone, e quindi non trattare questi temi. Non voglio usare un'espressione non con leggerezza, perché certe volte la leggerezza aiuta, no? Pensate anche, visto che parliamo di cultura ebraica, al livello altissimo della comicità, nel senso di commedia, non di una cosa che fa ridere. Commedia che non è tragedia, sono due categorie del sapere completamente diverse. Anche nei grandi della letteratura ebraica, a cominciare da Amos Oz, poi lo dico a te che insomma sei la persona che lo conosce meglio in Italia, il tono è quello della commedia, quasi mai quello della tragedia, no? Ecco, ma al di là di questo bisogna stare attenti all'uso delle parole nel nostro linguaggio, nel modo di rapportarsi alle persone più giovani, nel modo di provare a ricordare le cose anche con la leggerezza che certe volte è necessaria, per non portarsi dietro, no, questo fardello che talora potrebbe essere troppo pesante per gli altri, ma certamente con la massima serietà. Ecco, io credo questo fondamentalmente. Noi dobbiamo pensare che stiamo facendo un lavoro serio. Ora probabilmente Angelo non verrà intervistato nei prossimi due mesi da Fahrenheit, e questo mi sembra evidente. Non vorrei essere stato nei panni di questo povero cristiano, ma certamente bisognerebbe sì che forse chi ti intervista, chi va a parlare ad un convegno, chi prende semplicemente in mano un microfono per dire delle cose, stia un po' più attento a ciò che dice. Potrebbe già essere una ricetta sufficiente per migliorare la vita di tutti, io credo, no? Sì, decisamente. Grazie. Bisognerebbe, non so se posso... Sì, si è acceso. Non so se posso dirlo, perché io poi ti stimo, perché tu sei il contrario del ghetto. Sì, totalmente. Non a caso fa parte del gruppo che pensa di riuscire a creare un museo dell'omosessualità essendo tutto tranne che omosessuale, a meno che non ci sia una... No, graniticamente etero. Ecco. Fidati. Sì,
si può sempre cambiare, ecco. Però secondo me bisogna capire anche che se non si dicono le parole giuste, non soltanto analizzate ma giuste, io ho visto un film, un video su Pannella vergognoso, per esempio, e... però c'è, non è che dico bisogna proibirlo, no, c'è. Però quando vedo o leggo certe cose mi chiedo, ma in che mondo viviamo? Tocchiamo un argomento, ma brevemente. Il Papa. Ecco, il Papa... No. Papa lo sa neanche tanto bene. C'è ancora una domanda per te, non ci puoi ancora... Magari il Papa lo dici dopo? Sì. Grazie. Io mi chiedo... No, abbiamo... Ok, allora... volevo lì il Papa un momento, ok? Prima di... Tieni la memoria. Allora, io volevo fare una domanda a tutte le persone presenti a cui tengo in modo particolare e a cui e alla quale faccio rispondere Elena per primo e al limite anche velocemente. Oggi si parla di memoria, ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso. Io personalmente rimango convinto che la memoria sia la chiave non solo per la comprensione del passato, ma per un modo per vivere meglio il futuro. Come la memoria può esserlo davvero? Che domandina. Non lo so. Quello che credo che non debba essere è la memoria come conforto e la memoria come dismissione. Ed è un po' quello che racconto in quel libro, ma soprattutto che mi racconta la mia esperienza di tanti anni dentro il giorno della memoria, perché io mi ricordo quando si parlava con Furio Colombo di questa idea di istituzionalizzare il 27 gennaio, quindi per me è una storia molto lunga. Credo che la memoria abbia senso se non è confortante per definizione. E soprattutto se è propria, se è fatta propria attraverso la consapevolezza. Ricordare gli altri o la storia altrui, beh, quello è il compito della storiografia. La memoria è un'altra cosa, è e deve essere consapevolezza di sé, consapevolezza del fatto che questi vagoni che partivano pieni e tornavano vuoti lungo sempre le stesse strade, attraversavano l'Europa, che l'Europa moderna, anzi contemporanea, è stata capace di farsi attraversare da quei treni e di covare dentro di sé un totalitarismo, anzi più d'uno, impensabile. La memoria... Non è la storia, non è quella roba che si studia nei manuali a scuola, magari due o tre volte lo stesso percorso che alla fine, come dice Liliana Segre, a proposito invece della memoria, annoia. Io non credo che la memoria sia terapeutica, non aiuta a far sì che le cose non accadano più, è troppo comodo pensarlo, ma non è così. E ha senso solo se diventa sembra un po' troppo, ma un processo individuale di consapevolezza di quello che siamo, di quello che è successo in questo mondo che è il nostro. Lo so che può sembrare un po' vago, però e nello stesso tempo evitare la comodità di dire in treno non c'era riscaldamento, quindi noi siamo come i deportati, ecco. Non è questo che intendo per appropriazione della memoria. È non adagiarsi sulla distanza dell'altro, su dire quella roba. Abbiamo un istinto umano a respingere il male, a tenerlo lontano, questo è ovvio. Però nella memoria questo male deve starci, perché quando c'è stato bisogna riconoscerlo e non rinnegarlo. Ricordare la Shoah come qualcosa che riguarda solo gli ebrei è un po' rinnegare la propria memoria.
questo non so, non è morale, non è di per sé terapeutico, io non credo, però in qualche modo è necessario per capire chi siamo, che in fondo è un lavoro che dobbiamo fare tutti, no? Nella vita, se non sai chi sei è tutto più complicato. Io vi chiedo scusa, ma devo andare, così mi coraggio, detto minuti. Fra noi mi risparmio il papà. L'aereo. Vado a grazie mille. Chi vuole rispondere? Angelo? Ma non so, dato che non abbiamo detto nulla sul Vaticano e sul Papa, forse due paroline si possono dire. Aspettava solo di ritornare. Scusa Angelo, mi attacco al discorso di Elena, poi ti lascio sul Papa, sì. Perché a proposito della memoria, pensate il paradosso in cui ci troviamo a vivere in questi anni. Noi siamo il paese della memoria, basti guardarci intorno, no? Gli edifici, i musei, abbiamo questa forte mentalità conservatrice di voler assolutamente prendere degli oggetti, vai via anche tu, ecco, prendere degli oggetti e conservarne appunto la memoria per parlare alle generazioni future, ma dai tempi più remoti. Poi basti alzare gli occhi, no, in una qualsiasi città d'Italia, per capire che i luoghi della memoria sono ovunque. Eppure la malattia degli ultimi decenni è l'Alzheimer, la perdita della memoria. Sembra che a un certo punto noi in qualche modo si vada verso questa condizione di perdita della memoria, dunque di perdita di noi stessi, come diceva Elena prima, di non sapere più chi siamo, da dove veniamo, insomma, qual è la nostra storia. Allora forse è vero quello che diceva Elena prima, il lavoro va fatto soprattutto su noi stessi. Vaticano? Tutto tuo. Ma mi ha colpito un titolo che però era su tutti i giornali e tutti quelli di una certa parte indignati, perché il Papa doveva condannare l'omosessualità. E il titolo era: gli omosessuali non sono fuori legge, sono solo peccatori. Ecco, nel 2023 sentirsi affibbiato il titolo di peccatore, secondo me è come tirare fuori della sporcizia dai rifiuti, qualche cosa che tu non condanni ma ti prendi le distanze, no? Ecco, poi però visto che il Vaticano si sta per implodere la struttura su cui noi siamo comodamente seduti, non poi visto dire, che ma... però no. C'è nella giornata della memoria ricordare che Pio XII, quando alcuni illuminati gli dicevano: devi parlare tu contro Hitler perché tu rappresenti la Chiesa, questo è un criminale, non ha mai aperto bocca, non è mai andato a Berlino. E allora mi è venuto in mente che il Papa, che parla sempre di pace, non è neanche andato a Kiev. No, dice pace, si dispiace di quello che sta avvenendo, però non ci va, perché sennò darebbe fastidio Putin. E allora sì, le parole sono da analizzare, da capire, però ci sono cose che si ripetono. L'America, se avesse bombardato i binari che portavano in Polonia, non c'era la Shoah. Perché non l'ha fatto? Uno se lo chiede. No, non ce lo chiediamo più nemmeno adesso. Se il Papa avesse parlato contro Putin dicendo: tu hai invaso un paese, stai ammazzando la popolazione, l'hai distrutto, forse magari questa cosa poteva anche creare dei problemi alla politica di Putin. Non è colpevole un Papa che non parla. Perché? Perché poi dice: io sono per la pace. Ecco, io queste cose qui non mi lasciano tranquillo, io ce l'ho con chi non si comporta come si deve, che poi sia peccatore o no. Anna, la tua memoria? Forse c'è un microfono posto, grazie. Sì, perché si sta andando verso un'altra direzione con questa guerra e torniamo alla memoria magari, non so. Ripeto una cosa che ha detto Luca Beatrice, che ha detto:
ognuno è responsabile di quello che scrive, ma ognuno è anche responsabile di quello che legge. Leggi. Sì. Allora, si possono fare delle scelte finché si può, che si può nei limiti. Facciamole. Certi giornali probabilmente se venissero letti meno, certa televisione se venisse guardata meno, ecco, forse, no? Che dici Luca? No, non sei d'accordo. Comunque, tornando alla memoria, io parto sempre da me stessa, dalla responsabilità che ha una persona in questo mondo. E non ci si pensa spesso a questo, quindi la memoria è legata a una responsabilità che ognuno di noi ha. Diritti e doveri, sì, ci sono tutte e due. Quindi memoria vuol dire essere consapevoli, secondo me, e cercare, tra virgolette, di migliorare verso un senso di benessere comune, di bene comune. So che sono delle parole che sembrano vuote, ma io ci credo. Quindi per me la memoria è questa cosa qua. Grazie mille, dai. Anna. Ne approfitto. Profitta. Approfitto ancora di te, ci fai un'altra lettura? Ma molto volentieri, grazie. Sì, sì. E parto proprio dall'Armata Rossa, che è qua. Scusa. Ecco, perché il 27 gennaio? Perché questa data? E così scrive Elena. Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell'Armata Rossa rimasero, presumibilmente, a bocca aperta. Chissà se riuscirono a dire qualcosa di fronte a quelle terribili scene di morte. La scelta di questa data, per incastonarvi il giorno della memoria, segue una logica importante. Esso cade infatti nel giorno in cui il resto del mondo, impersonato in quel momento dai soldati dell'Armata Rossa alleata che per caso capitarono davanti ai cancelli di Auschwitz, si trovò per la prima volta davanti agli occhi la macchina dello sterminio. A dire il vero, macerie, l'ombra di quello che era stato. Crematori e camere, gas smantellati, cumuli di oggetti, scheletri di persone morte e vive. Il 27 gennaio è stato scelto proprio per questo, perché è la data in cui per la prima volta si vide e si seppe. Una consapevolezza fatta ancora per lo più di stupore, a bocca aperta, orrore, quasi muto, incredulità. Il 27 gennaio è dunque una data che segna la presa d'atto, o meglio ancora, soltanto la vista di Auschwitz da parte dell'Europa, degli alleati, in quanto fronte di guerra, ma in senso più vasto, di tutti. È la ricorrenza del primo sguardo dentro al campo. Un colpo d'occhio c'era già stato, presumibilmente più di una volta durante la guerra. Aerei alleati avevano sorvolato quella zona a una quota tale da permettere di vedere quella strana e vasta struttura che si estendeva sulla piatta campagna polacca. Auschwitz non fu mai bombardato, ma ormai è inutile chiedersi perché. Allora, se una ricorrenza resta efficace e ha ancora qualcosa da dire, il punto di partenza è provare a immedesimarsi in quel momento. Se così fosse, il 27 gennaio di ogni anno bisognerebbe provare a mettersi nei panni dei soldati russi che entrarono ad Auschwitz quel giorno d'inverno. Guardare al campo e alla storia che racconta da quella prospettiva, provare di fronte a quella scoperta lo sgomento di chi aprì i cancelli e si trovò davanti il pianeta Auschwitz. Questo è, dovrebbe essere l'obiettivo del giorno della memoria, ricorrenza istituita ormai più di 10 anni fa e che coinvolge in Italia scuole, istituzioni, case editrici, società civile. Il libro è stato scritto nel 2014, quindi qui dice più di 10 anni fa e ormai sono quasi 20. Grazie.
Visto che ci stiamo avviando alla chiusura, dico, aggiungo solo un tassello ancora io sul concetto di memoria, che è un po' peraltro la chiusura del percorso di questo incontro che avevamo immaginato nel momento con il circolo dei lettori in cui è stato progettato, ossia il museo dell'omosessualità, o come si chiamerà, che è proprio il tassello che mette a disposizione la Fondazione attraverso i propri materiali di archivio, che sono non solo storia, ma anche memoria, nel vero senso della parola, e riteniamo, con il supporto di tutti, che possa essere davvero lo strumento per una memoria condivisa della storia del movimento LGBT.